Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi mercoledì 24 gennaio, sono le 9:29 minuti in questo istante. Come sempre quindi inizia questa mezz'ora quotidiana con approfondimenti sulla città. Abbiamo parlato un po' di tutto in queste settimane, abbiamo avuto i politici, abbiamo avuto gli sportivi, abbiamo avuto gli artisti, abbiamo avuto veramente qualsiasi cosa ormai passa da Milano News, da Good Morning Milano. Siamo ben contenti qui negli studi di Milano News di ospitare ogni giorno realtà, situazioni, storie che comunque raccontano la vivacità di questa città. E oggi, beh, vivacità è proprio la parola perfetta per introdurre il nostro ospite di oggi, che è Elena Galimberti. Grazie di essere qui con noi oggi. Ciao Fabio. Allora, architetto del paesaggio sarebbe la definizione corretta. Professionale. Corretta. In realtà, poi lo vedete anche nel sottopancia che oggi abbiamo messo, è coinvolgitrice, abbiamo voluto mettere. O architetto di relazioni. Perché? Beh, allora, Elena, magari chi ci segue da un po' di tempo, l'avrà anche già incontrata nei nostri canali, nelle nostre trasmissioni. Oggi, un anno fa, eravamo esatto, in quel della Fabbrica del Vapore a fare uno dei video che oltretutto è stato uno dei video più importanti e più famosi della nostra produzione, sui cerchi, parlando di elezioni di Milano ancora prima che si sapesse chi fossero i veri candidati. Esatto. Mi ricordo una domanda profetico. Su Salusti anche, quindi, e su Sala poi è stato profetico il gioco. Scelto il nostro subito. infatti poi sei tornata qui perché poi appunto sei stata anche candidata proprio nelle liste. Esatto. Sala alle elezioni di Milano, ma oggi sei qui invece a raccontarci un po', diciamo, il tuo percorso e delle idee che hai avuto per qualcosa nelle prossime, anzi già domani e poi nei prossimi mesi. Partiamo da un po' più lontano. Elena, tu 10 anni fa te ne vai da Milano per andare, anzi di più, 13 anni fa credo, sì. Te ne vai da Milano per andare dove? A Evora prima, perché ho fatto l'Erasmus, che è una cosa che consiglio sempre a tutti. Sì? Sempre, perché è stato stupendo. Quindi sono andata a Evora a studiare paesaggio, dove facevo architettura a Milano. Dopo sono tornata qui per finire e poi ciao, sono ripartita là e sono andata a Lisbona questa volta, ho fatto uno stage e sono rimasta a lavorare come paesaggista perché era adorabile. E sei rimasta lì quasi una decina d'anni, dicevamo, in circa, sì, più o meno. Intervallando, sì, perché è spettacolare. Dopodiché, però, dimmi. Scusa, in effetti avevo fatto già l'Expo l'anno 98. Ah, ecco. Però ero piccolina, ero giovane, mi sono divertita, un mondo. Ho detto, quando ho visto che aveva vinto Milano, ho detto, vabbè, ascolta, tra varie cose devo tornare a casa. Per me era come un passaggio obbligatorio. È stata una delle cause proprio del tuo ritorno, quello di Expo a Milano. Varie. È stata una di quelle che ho detto, ascolta, se a Milano non posso non esserci io. Ti ha attirato ancora di più l'idea di tornare a Milano. Appunto, sei tornata a Milano, hai lavorato per Expo questo anno. Sì, ho trovato nell'ultimo momento a Palazzo Italia come commessa e ho fatto tutto il resto che, vabbè, ti avevo già parlato. Sì, sì. Il gruppo dei lavoratori Expo. Raccontiamo un attimo perché è stato bello questo. Nel senso che appunto io non si è limitata a usare Expo come un qualsiasi lavoro. Diceva, vado a lavorare, appunto, finisce lì, tiro su 4 soldi e poi è finita. Ma l'hai veramente vissuto come un'esperienza che poi ti ha portato cambiato. A relazioni, a network, se si usa questa mi parola. Mi ha portato quello che sono ora, cioè quello che ero già in passato, sì? Ma ne ha potenziato, adesso è riuscita a dargli una direzione. E hai fatto tantissime cose post-Expo, per Expo, con Expo, diciamo, nel senso... Con Expo nel cuore. Ecco, diciamo così, raccontane un paio. Durante Expo ho creato il gruppo dei lavoratori, per dare proprio modo di stare insieme, perché c'era bisogno di un collante, di un'eredità comune. E quindi abbiamo creato anche i Mondiali Expo, che era un torneo di calcetto che è durato 2 mesi e mezzo, in cui hanno giocato 64 squadre. Tutto spontaneo, tutto creato veramente dal basso, è stato divertente per quello. E appena finito Expo, invece, abbiamo fatto il recupero, il più importante, il recupero del Verde Expo, in cui con pochissimi volontari che hanno risposto all'appello abbiamo salvato il verde dei padiglioni privati, perché l'altro verde, il Verde Expo, era a posto, salvo, sì. E l'abbiamo donato ai comuni, ecco. Quindi è stata un'esperienza spettacolare. Cioè, capite perché? Unica, coinvolgitrice, cioè capite perché? Perché riesce comunque veramente a coinvolgere tantissime persone su vari fronti. Questa cosa, ad esempio, del Verde di Expo è stata un'esperienza pazzesca, mi dicevi, sì. Un piccolo gruppetto che eravate lì in mezzo a queste immense ruspe che tiravano giù tutto e voi che all'ultimo con la zappetta prendevate due piante via. No, ma la zappetta prestata, che ne so, dal padiglione del Cile all'inizio, i sacchetti dati dall'AMS e noi lì a camminare su questo decumano vuoto, pieno di macchine, appunto, di detriti, di polvere.
Poi immagino quasi tutte donne, sì, c'eravamo praticamente tipo 5, 6 donne alcuni giorni. Ma poi immagino queste macchine per tirare giù dei padiglioni saranno, cioè, immense, delle macchine. Era questi trita, prima mi dicevi che si mangiavano i padiglioni. La Colombia me la ricordo ancora perché era tutto in legno, quindi era proprio sbranata. Il Giappone invece andava proprio con una sbriciolata perché c'era anche il cemento, questo. Ma la Colombia la parte in legno me la ricordo. E infatti ho fotografato. Perché infatti un'altra delle tue abilità, oltre a quella appunto di coinvolgere, è la fotografia. Sì. Tu sei una fotografa, possiamo dire tutti. Sì. Gli effetti. Devo raccontare, dicevi, quello che. Quando sei tornata a Milano, anzi, è stato forse anche il mezzo per ricollegarti con la città. Se dicevi che qualsiasi, scattavi veramente qualsiasi cosa, qualsiasi anno. Dovevo ritrovare Milano. E l'hai ritrovato, forse, appunto, anche nella fotografia. Tant'è che poi, appunto, sei andata avanti. Ma comunque, andiamo avanti a parlare di Recupero Expo del Verde. Come è andato a finire poi? Molto bene. Allora, abbiamo salvato più o meno 6.000 specie vegetali, quindi di cui 600 alberi, il resto sono arbusti e erbacee. E le abbiamo donate a 26 comuni in tutta Italia, perché alcune, per esempio le piante più che non sopportano il freddo, sono andate a Sessa Aurunca in una casa confiscata dalla mafia. È stato il più lontano, è stata una bella cosa anche quello. Alcune a Pesaro, perché chi ha creato il progetto, Olga Mosvina, è di Pesaro. Sì. E la maggior parte intorno a Milano, quindi Baranzate, Bollate, più vicini, proprio Ro, Arese, e insomma, anche molti a Milano. Sembra anche giusto, insomma, ridare a quei comuni che in quei periodi magari hanno anche un po' subito Expo con qualche problema, insomma, si sa comunque, insomma, traffico e tutto, ridare il verde a quei comuni, insomma, sarebbe qualcosa anche per rifare pace un po' col territorio. È il tema della Diespo, anche la sostenibilità, il fatto di mantenere un'eredità, no, per noi è stato. Eravamo lì perché era la passione, cioè non è stato neanche difficile, in mezzo alla nebbia, col freddo, però era Infatti ricordiamoci che insomma Expo finiva a fine ottobre, quindi poi... Sì, noi abbiamo fatto novembre, dicembre, gennaio, mesi migliori proprio, migliori, insomma uno si aspetta d'estate, qui no, invece nei mesi peggiori eravate lì a zappare in mezzo alle ruspe. Ma veniva naturale. Sì. È proprio, cioè nessuno ce l'ha chiesto, ce lo siamo... È stata un'esigenza che abbiamo... Ah, vedi, ecco. Nella tua professione di coinvolgitrice, domani sera, diciamo, raggiungiamo l'apice a questo punto, diciamo, dai. No, che apice? Non esiste mai un apice, l'inizio del futuro. È l'inizio del futuro. No, per me, allora, tutto quello che ho fatto all'inizio di... Secondo me sarà stato degli Oscar della coinvolgitrice. Se vuoi raccontarla così, per me è l'inizio di un futuro, per mettere sempre in piedi una rete di relazioni. Sì. Per cui... Io adesso lo faccio con i miei e poi ognuno lo farà con i suoi, quindi a diffusione, e come io mi mangio sempre la seminatrice, sì, a diffusione questa cosa diventerà una realtà. Ecco, spiegaci bene cosa succede domani, dove, come e perché. Io dall'inizio poi, appunto, coinvolgo molte persone su Facebook, rispondo, parlo, voglio sapere i loro progetti, però da sempre io e un altro, commenti scritti in privato. Allora ho deciso, perché non facciamo al contrario, guardiamoci in faccia, quindi facciamo un incontro in cui finalmente vedrò questi contatti mai visti, gli altri contatti che magari non si conoscono neanche si conosceranno, e mettiamo insieme le idee che ognuno ha, le proposte su Milano. Io ho cercato di direzionare sul sociale perché sono le mie tematiche, e lo spazio urbano. E sarà l'Ostello Bello domani, io spero di farne un appuntamento fisso mensile. Sì. Domani è ora aperitivo, quindi 6:30, 9:30, poi chi vuole si può stare anche di più. E appunto potrebbe essere una volta al mese o ogni 15 giorni, magari anche a colazione. Non, niente troppo fisso, niente troppo strutturato, non è un'azienda, è un insieme di idee, una volontà di fare proprio rete, di dare potenza a quello che già esiste a Milano, perché esistono, trovate cose stupende, come ti raccontavo il Festival delle Periferie, per esempio. Sì. E tutte queste realtà devono essere semplicemente solo collegate e potenziate. Quando la gente le conosce, poi le fa sue e le diffonde, e in più ne inventa altre, perché da stimolo nasce stimolo. Hai capito? Che cosa ti aspetti da un incontro del genere? Di conoscere persone nuove, sì, di vederle in faccia, e poi di ascoltare le loro idee. Io sono curiosa sempre di ascoltare cose nuove. Io di idee ce ne ho già 2000 e anche troppe. Sì. Prima di tutto potrei trovare chi mi vuole aiutare in queste, e poi potrei aiutare io gli altri e scoprirne di nuove. A me incuriosisce comunque sapere sempre cosa esiste, cosa la gente pensa, ascoltare. Che terreno trovi a Milano? È un terreno fertile? Sì, oppure, sì, cioè, Milano ce la raccontano come una città chiusa, fredda, dove non ci si conosce. No. Forse prima, anch'io lo pensavo, quando sono andata a vivere in Portogallo, era quello che dicevo, però a Milano, sai,
un po' grigia, e le cose classiche dicevo anch'io. Sì? No, da quando sono tornata la trovo completamente diversa, altrimenti sarei anche ripartita. Che cosa è successo, secondo te? Che... Beh, la gente ci crede di più. Cioè, prima di tutto la gente è felice di essere qui, molti. Molti ho conosciuto, appunto, non sono neanche di Milano, però la amano in quanto appunto ne vedono questa potenzialità di innovazione, di fare diversi... di poter fare cose nuove, cioè, non la sentono per niente chiusa. Diventa una città dell'opportunità a Milano? Sì, cioè di passione, non lo so, io sento veramente una passione nell'aria, di partecipazione, condivisione, tutte le social street che sono nate, la volontà di scambiare, di stare insieme, di scambiare conoscenza. Quindi ecco, una cosa che riconosci, ma io appunto avendo contatti con chiunque ormai sulla, no, a tutto livello, una volta si diceva sulla blogosfera, si diceva, no? su internet, è una cosa che conosci anche magari in altre città europee, oppure Milano sta diventando una chicca? Allora, cioè altre città europee hanno cose diverse, per esempio più sullo spazio urbano, che a me in effetti cioè io vorrei potenziare anche questa cosa nello spazio urbano. Milano è un po' meno in questa cosa, però non è detto che ci arriverà. Sul sociale devo dire che in effetti lo trovo, Lisbona è attiva, per esempio mi riferisco alla mia esperienza, ma più appunto sul lato urbano, nel vivere la città. Nel sociale la trovo molto più viva Milano. Quindi facciamo ancora un po' fatica a vivere la città, però. Gli spazi urbani sì, infatti è una cosa che ho in mente, cioè, tra i vari mille progetti. Ci siamo ancora un po' chiusi in casa in quello, cioè, va bene andare. Oppure usiamo la strada per passare, perché no, vabbè, quello è vero, noi viviamo molto velocemente. Okay. Infatti io appena sono tornata ho avuto il mio momento di la mia lentezza portoghese che si è dovuta riadattare a... Ogni tanto li guardo, ma perché corre tanto? È così veloce Milano? Sì, davvero? Assolutamente. Quindi mi sono... Cioè, non me ne accorgo, stendoci dentro ormai non me ne accorgo più. No, 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 è velocissima. Sì. No, Lisbona appunto, lì la noti la differenza. Però poi dopo se io mi sono riadattata a un ritmo milanese, guardandoli un po' da lontano, dicendo perché correte tanto? Ah, ecco. Però in ogni caso lo spazio urbano sì, è una cosa che c'è meno. Cioè di usare proprio... Che cosa... Le piazze, le panchine. Sicuramente avrai un'idea sul tema. Io l'avevo già messa anche in campagna elettorale. Ecco. Far diventare la città, creare una mappa degli spazi pubblici come un museo all'aria aperta. Noi siamo anche la città del design. Quindi perché non si deve vedere il design tutto l'anno e non solo nel fuorisalone? Okay. Quindi in ogni quartiere, soprattutto io appunto, molto anche la periferia, non solo il centro, crearsi quindi un co-design anche, quindi il quartiere deve decidere di costruire la propria panchina, la propria scultura. In base agli spazi deve essere una cosa diversa e poi si crea una mappa disegnata proprio per cui tu farai il giro della città anche cercando il luogo, comunque l'identità, a me questa cosa fa... Conoscendo quindi poi anche luoghi magari che appunto non interessano. Assolutamente, perché io faccio anche tour in effetti, tour turistici. Okay. No, e poi perché secondo me se le persone vivono gli spazi, no non è secondo me, sono certo di questa cosa, se le persone vivono gli spazi c'è anche meno insicurezza. Perché molte volte la gente dice, ah no, io lì non va, ho paura, non fa. Ah, cioè dici, può essere una risposta anche al bisogno di sicurezza che molti chiedono? Perché presidiando, cioè tu vivendo quello spazio, già eviti che venga utilizzato. Disoccupato da chi lo utilizzerebbe male, tu dici. Poi dopo, allora, ci sono delle situazioni di sicurezza che vanno comunque tutelate nei loro modi classici e su questo. Però il fatto di vivere lo spazio, tu lo stai... E poi te ne prendi anche cura, perché il tuo spazio... C'è qualche spazio a Milano che non viene vissuto e che a te piange il cuore vederlo, che non viene vissuto? Tanti, no, 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 se mi parli di spazi pubblici, tanti, perché appunto essendo io paesaggista Non voglio nomi classici, è facile luoghi che non sono quelli classici, che ci verrebbero in mente anche a noi, comuni mortali. No, adesso così, ti giuro, non mi viene, perché non ne ho focalizzato solo uno. Io quando cammino mi immagino di rendere tutti più vivi. Beh, Piazza Duca d'Aosta. Cioè sicuramente la centrale, perché non puoi dire che non è vissuta, molto molto vissuta, per molti fin troppo, ma dovrebbe essere vissuta su tutti, cioè, su tutti i livelli, per cui no, ovviamente non devono sparire i migranti, perché è una realtà milanese, anzi dovrebbe essere, non è un'emergenza, ma dovrebbe diventare una possibilità. Ok. Infatti molti progetti vanno anche in quella direzione, però dovrebbe essere vissuta da tutti, non è solo un luogo di passaggio, dovrebbe diventare un luogo diverso. Adesso non ti posso dire cosa potrà diventare, però in progress, insieme, io non posso risolvere tutti i bella, problemi, bella scommessa, ma in progress tutte le persone insieme, per quello che io cerco. Anche perché la stazione centrale, per esempio, è veramente uno dei luoghi che storicamente si cerca di, ed è complicato, perché è un luogo di passaggio. Assolutamente, ma per quello va costruito insieme. Già comunque negli ultimi anni qualcosa è cambiato, molto probabilmente. Sì.
Ma ti ripeto, vanno costruite insieme le cose, non può arrivare un progettista che ti fa un progetto e risolve tutto. Cioè, solo insieme, condividendo, facendo uno scambio, è più faticoso. L'idea che, e si sta già facendo appunto in alcuni quartieri, la giunta sala lo sta proponendo, sì, di coprogettare insieme al quartiere può funzionare. Per me sì. È una risorsa, non è una perdita di tempo pure una... No. Ovviamente perdi più tempo, cioè ci vuole più tempo che fare io un progetto, tac, pronto, andato. No, però nel futuro, cioè tu devi pensare sempre avanti. Sì. Se tu fai già un progetto adesso, glielo consegni, poi non verrà vissuto, cosa l'hai fatto fare? Uh-huh. È stato veloce, ma comunque non è servito alla città. Tu devi pensare in distanza di anni. Cioè, se anche ci metti di più a costruirlo, però poi verrà vissuto e hai avuto un risultato effettivo. La città tu l'hai conosciuta molto bene quest'estate. Sì. Perché hai fatto un progetto fotografico che si intitola Milano vestita d'agosto. Ok. Dove hai fatto vedere la vastità, viene da dire, degli spazi milanesi. Il vuoto. Il vuoto. La sua scarna essenza. È bellissimo, appunto. Beh, come ti ho detto. Allora, come ti è venuta l'idea? Come è stato? Come sono stati i risultati di questo progetto? Che cosa ne vorrai fare? Se ne hai fatto qualcosa? Come è venuta l'idea? Molto semplicemente. Io passeggio, come ti dicevo, fin dal mio ritorno in Italia. Passeggio, guardo e scatto di solito. Quello che sento, cioè quello che mi dà qualcosa. Quindi ho guardato questo vuoto e la luce, perché poi c'è una luce pazzesca, non un sole, io adoro il sole. E quindi niente, cioè per me è venuto naturale. La prima, forse le prime due o tre non sapevo sarebbe stato un progetto, le ho fatte così. Mm-hmm. Poi le ho guardate e sono andata avanti e ho detto no, è bellissimo. Quindi dopo l'ho chiamata Milano Vestita d'Agosto perché era come se fosse appunto messa a pennello tutta questa luce, questo vuoto. La prima è stata centrale, guardavo la centrale, quelle due strade Vittor Pisani, completamente vuote. Sembrava di essere è tutto mio, cioè il mondo era tutto mio. Io potevo ricordiamoci che anche in quei giorni famoso un tweet di Sala dove disse: ho risolto il traffico. Ma infatti, io gli ho mandato un messaggio: ho risolto il problema del traffico. E fece vedere appunto, era tipo il 15 d'agosto. No, lo so. Genere. Infatti, io gli ho mandato un messaggio che uno del mio fatto: vedi, sì, no, è veramente risolto il problema. Esatto. Grazie. E no, appunto, poi comunque l'ho messa dopo aver fatto tutte queste settimane centrali di agosto, l'ho messa in relazione anche al mio passato in Espo, nello smontaggio, quindi erano due vuoti diversi, ma relazionati comunque anche a me stessa, quindi io dovevo fare un vuoto di tutto il precedente, tutto il passato, adesso, mettiamo i auguri, cioè le cose molto alte, per costruire qualcosa di nuovo, quello che sto facendo ora. Quindi anche quel momento è stato proprio un momento di pausa in cui ho costruito il mio sito, ho finalmente fatto pulizia di tutte le 1000-2000 foto di Espo, perché avevo vissuto veramente un anno e mezzo senza un minuto di pausa. Subito dopo Espo ho fatto la campagna. Com'è stato l'anno e mezzo, l'anno di Expo? Travolgente, cioè io non mi sono mai fermato un minuto, io vivevo dalle 8 del mattino a mezzanotte in Espo, poi ho fatto il recupero Expo senza fermarmi, la campagna elettorale senza fermarmi, mi sono fermata a luglio. E appunto ho detto adesso, ho preso una pausa, ho fatto quelle foto e è un momento proprio di pulizia. Ecco, cosa, non può fare vuoto. Cosa ne farai quindi di questo Io spero di fare una mostra, potrei farne anche un libro, non lo guarda, io invento il momento. Perché sono già pubblicate da alcuni giornali, mi ricordo questa estate. Ma perché conosco persone, le persone amano condividere le mie cose, io non cerco, in effetti non ci penso. Sì. Sento che comunque hanno una loro direzione in cui è giusto che vadano. Questo del vuoto, ripeto, è servito a me in primo per fare pulizia. Quindi ho fatto pulizia, ho fatto il mio sito e a partire da lì sono riuscita a collegare col vuoto di Espo. La mia mostra sarebbe il vuoto dello smontaggio di Espo, il vuoto di Milano e il futuro che ne consegue. Per il resto io vado avanti in base a tutto quello che mi passa per la testa, ma sento che hanno una direzione precisa comunque. Dai, raccontacelo un po' che cosa passa per la testa a Elena Galimberti in questo momento. In questo momento appunto se... Abbiamo parlato appunto dell'incontro di domani, poi in chiusura lo ricordiamo ancora, all'Ostello Bello, però mi dicevi ci sono tanti altri progetti. Sono tutti alcuni comunque tematiche. Alcuni non si può dire, diciamo quali si possono dire. In ogni caso tutte tematiche si legano a questa mia ricerca del sociale, che comunque è una cosa che ho sempre avuto anche quando facevo l'architetto. Sì. Io mi ricordo quando mi stavo laureando, ho detto cosa vuoi hanno fatto la domanda cosa vuoi fare nella vita, io voglio salvare il mondo. Okay. Quindi, adesso ho capito che non posso salvare il mondo, ma posso salvare tra virgolette quelli intorno a me, quindi posso aiutare a partecipare al cambiamento, così. L'ho trovato in Espo. Lo continuo a trovare ora e quindi quello che voglio fare sono progetti relazionati alla società, cioè quindi alle persone che hanno più bisogno, che in questo caso a Milano vedo i migranti, ovviamente sto facendo un progetto sui migranti, sulle comunità straniere, che
che non è che abbiano bisogno, però hanno bisogno di essere potenziate, mettiamola così. In ogni caso, sul potenziare anche le reti che già esistono, perché ne ho trovate tantissime di associazioni di persone spettacolari, che però magari messe insieme, semplicemente collegate, è l'aiuto necessario che passa. Io posso... Sui Migranti che cosa... Migranti è un tema abbastanza caldo e scottante, nel senso che qualsiasi cosa poi si faccia, c'è sempre chi arriva a dire ma perché loro non gli italiani? Ma infatti quando parlo di Migranti io... Cioè, attenzione... Sono queste le... allora io te la faccio anche questa domanda, nel senso che cosa si può fare per i migranti e in che direzione, cioè per quale scopo, nel senso. Vabbè, lo scopo prima di tutto, cioè, ovviamente io non dimentico per gli italiani, per i migranti, per me sono tutti, chi ha bisogno si aiuta, può essere anche quello che ha più soldi da me, non, è indifferente. In ogni caso, la base è che non è un'emergenza quello che stiamo affrontando noi, ma è una possibilità, cioè è il futuro. Cioè, non è che uno si può immaginare che da domani spariranno, tornano a casa, non esiste. Cioè, chi lo immagina, poveretto, mi dispiace. Però, dici, non può esistere una controtendenza, non ci può essere. No, no, anzi, cioè, sarà, dici, sempre, sarà sempre comunque in questa direzione. Quindi, o ti muovi a vederla come un'opportunità, perché c'è gente che ha un sacco di conoscenze che noi magari non abbiamo in altri campi, per quello che parlo, l'incontro di domani non è direzionato a quello, ma comunque io scambierò conoscenze con persone diverse, nello stesso caso va con loro, cioè loro mi possono insegnare qualcosa. Quindi i progetti che mi immagino è sia di scambio di conoscenze, non li ho ancora messi, cioè ripeto, tutte idee, oppure anche altri progetti che esistono già sia in Italia che all'estero, e mi baso anche sempre sulle esperienze che ho vissuto a Lisbona, un ristorante per rifugiati. Perché per esempio a Lisbona hanno iniziato con una panetteria, hanno chiesto alle donne siriane cosa avrebbero voluto per riuscire a sentirsi più attive, comunque più vive, perché comunque ti senti sradicato, insomma non sono situazioni, ognuno di noi è facile parlarne, però a volte ci capita vederne, nel senso che noi qua vicino alla sede abbiamo un centro in cui vivono qualche decina di rifugiati, effettivamente li vedi che sono, perché si sentono abbastanza inutili, credo, nel senso che ovviamente sono... ci sentiamo inutili, molti anche di noi ci sentono inutili, quindi... è una cosa comunque condivisa, io dispaesati, ecco, nel senso, quindi tra l'altro può servire a loro come a noi. In questo caso avevano chiesto di fare il pane, quindi è molto una panetteria in quel caso hanno iniziato, e poi dopo è diventato un ristorante. A volte sono anche azioni abbastanza piccole, semplici, però lì dai un motivo di riscatto, cioè di voglia di fare, uguale anche per, ripeto, gli italiani o sì, 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 cioè sì. Di base però non puoi aspettare dall'alto che ti arriva sempre qualcosa, cioè devi iniziare tu, le varie associazioni che già esistono già in realtà, devi semplicemente dargli un seguito, aiutarli a essere più forti, mettiamo così. Io poi sono una umile, veramente. Chi sono io? Non lo so, ho appena scritto un intervento per un libro, io non sono nessuno. Sì. Però ho queste idee, quindi ci provo. E vedo che sta anche funzionando abbastanza. Hai una forza, però, che insomma, una cosa ben capita, è quella del riuscire a coinvolgere e mettere in relazione le persone tra di loro e far nascere ottime sinergie. Che insomma, questa parola che ogni tanto viene abusata, invece in questo caso direi che proprio è perfetto. Ma sai, anche con i sorrisi e... poi sembra, a volte mi prendono in giro e fanno ma sei troppo semplice, però è anche vero che solo con sorrisi o con un po' di gentilezza puoi cambiare il mondo, tra virgolette, perché io noto, io rispondo comunque a tutti perché mi interessa, cioè a me interessa ascoltare cosa hanno da dire, poi se trovi anche noioso ritorno, vabbè, quelli insomma ne abbiamo, ognuno ha i suoi, ci sono, però se riesci anche quando sei sul metro comunque avere un piccolo atto di gentilezza, cambia. Non so, te forse non è capitato, a me capita, no, io lo so. E scambio sorrisi, l'altro mi sorride, ascolta, ti cambio un attimo la giornata, io non so cosa sto regalando a lui, però qualcosa gli regalo, e quindi Sicuramente se insomma tutti quanti facessero come Elena, effettivamente anche piano, semplicemente piano. Uscire di casa e andare a prendere un tram diventa un'esperienza sicuramente da fare, da rifare, cioè uno gli viene voglia di uscire di casa. Poi parleremo anche su sti metro, oltre che guardare il cellulare. No, dico che si va sul cellulare, si dice adesso. Intanto proverò, mi sa che butterò anche un seme in quel senso lì. Qualche mia amica proveremo a salire sul metro e cominciare a parlare con la gente all'improvviso. Va bene, poi quando sentiremo le ambulanze se le portano via capiremo che c'è da queste parti. No, scherzo, ci mancherebbe. Siamo quasi in chiusura, che avevi paura di non riuscire a fare così tanta mezz'ora, invece è andata via
in un attimo, ricordaci bene cosa succede però domani sera, perché è molto, molto importante. Allora, domani sera c'è questo incontro dal virtuale al reale, l'ho chiamato così, per conoscere e scambiarci idee, all'Ostello Bello, 6:30, fino alle 9:30 oppure oltre, possiamo chiacchierare quanto volete. Aperto a chiunque? Certo, sì, cioè, assolutamente. Vabbè, diciamo che di base è per proporre idee, scambiare idee. Sì. Se vogliono anche venire lì a bersi una birra e conoscere qualcuno, vabbè, poi ci sono angoli. Non bisogna essere iscritti per forza al tuo gruppo. No, questo è proprio free. No, assolutamente senza gruppi. Bisogna scriverti una mail prima, bisogna scriverti niente. No, venite là. Meno lì. È tutto molto spontaneo. Io sono qui perché mi interessa quello che. Se poi non avete da parlare, non avete idee da scambiare, appunto, vi conoscerete qualcuno. E poi magari anche sull'ascoltare a volte può essere. Esatto, cioè non è obbligatorio. Qualcuno mi ha scritto, io sono timido, magari non parlo, sei mica obbligato, vieni ad ascoltare, magari ti nasce un'idea nuova, chissà che si diventerà nuovo Steve Jobs. Quindi mi immagino che ognuno parlerà e racconterà un po' la sua idea. Sì, su questo tema appunto, su direzionato sociale o spazio urbano, mettiamola così. Okay, poi dopo farò un riassunto, cercherò di capire se queste idee sono anche collegabili, per non rimanere troppo tutto sul vago. Perché dopo poi le azioni vorrei che diventassero concrete. Ovvio, sì, dice, non è solo... Io le parole le uso tanto, io sono una grandissima chiacchieratrice, vero? Però devono essere poi, devono avere un passo per l'azione, perché sennò a me non mi interessa, mettiamola così. Perfetto. Azione. Parole per azione. Va bene, Elena, allora appunto siamo in chiusura, io davvero ti ringrazio tantissimo di essere stata qui ospite con noi oggi. Seguiremo da vicino tutte le tue iniziative e domani sera siamo curiosi di vedere che cosa verrà fuori. Anch'io. È solo l'inizio, come dici te, quindi esatto. Magari chissà che punto diventi un appuntamento mensile. No, appuntamento mensile sono sicura. Sicuro. Al massimo inventeremo qualcos'altro. Infatti, sono sicura. Quindi seguiremo veramente da vicino le tue iniziative, perché sono davvero davvero interessanti. In bocca al lupo per tutto, quindi. Okay. E ci vediamo presto, quando ci verrà a raccontare sicuramente altre 10.000 idee, certo. Che però si concretizzano, quindi questo è molto, molto, molto bello. Nel senso che appunto è bello ascoltarti, perché sappiamo che non stiamo parlando di niente, del nulla, ma stiamo parlando veramente di cose, di piccoli mattoncini che andranno poi a costruire tante cose belle e interessanti per la nostra città. Grazie mille, Elena. Niente, grazie a te. Io ringrazio anche voi che ci avete seguito da questa mattina, dalle 7:30 in diretta con i telegiornali di Milano All News, e in quest'ultima mezz'ora con Good Morning Milano. L'appuntamento per oggi pomeriggio alle 17:30, sempre con i nostri notiziari in diretta, largo spazio alle notizie che arrivano dai gruppi Facebook territoriali, locali di Milano e dei paesi della città metropolitana. E poi io personalmente vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci a tutti.